Ma le donne interessano i soldi. Fischioni. 1, 2, 5, banconote, 10, 100. Queste sono le leggende, le frasi da massa. Sta roba, se ci fai caso, chi è che la dice? Chi ha una vita marcia, anche lavorativamente parlando, magari, e non fa niente per cambiarla. Anzi, no, una cosa la fa, si lamenta e insulta gli altri. E insulta Playlover. E insulta gli studenti di Playlover, che sono migliori di loro. Chi ha paura di cambiare, ma non vuole ammettere di essere inetto. Chi non ha una mente indipendente. Di ragazze ne è pieno il mondo. Ci sono quelle interessate ai palestrati. E io quindi, via. Quelle che guardano la testa e l'estetica. Quelle a cui serve una connessione mentale. E chiaramente quelle che vogliono i soldi. Non prendiamoci in giro. Ma non esistono solo le donne che vogliono i soldi. C'è una categoria di spennapolli che vivono per spennarti. Piuma dopo piuma. Specie se tu, che ragioni da massa, enfatizzi che hai 2 lire per impressionarla. Come individuare le spennapolli? Ti parlano di Giulio, Roberto, Simone e mille altri uomini che lei ha avuto e che l'hanno viziata. È un modo per farti sentire in difetto, metterti in competizione con gli altri. Della serie, sai, Simone è il mio ex, ha speso per me X e ha comprato un regalo che costava una borsa a 4.000 euro. E tu, per non essere da meno, insulti Playlover, insulti i prezzi di Playlover, però spendi 3.000 euro per le borse di una ragazza con cui probabilmente non uscirai mai. Due, in ogni discorso parla sempre di cose materiali. Posti di un certo tipo, case di un certo tipo, viaggi di un certo tipo, cene, negozi. Non si interessa a te, ma si interessa ai posti che potrebbe visitare con te. Tre, profilo. Le spennapolli hanno un profilo molto appariscente, con tag nelle storie in posti lussuosi, con tantissime foto dove enfatizzano il loro lifestyle, lo stile di vita, dove non c'è traccia di un lavoro, una passione, che non siano auto, appunto, cene, selfie e vestiti. 4. I regalini da fidanzatini, da fidanzati. Una donna che vuole spennarti utilizza tante parole quali: ma io sono la tua donna comunque, sono la tua fidanzata, regalini. Sono tutte parole che motivano il fatto che tu debba spendere per lei. Il fatto che tu debba farle tanti pensieri, perché altrimenti tu non ci tieni a lei. Ti fanno sembrare quello cattivo della coppia, che appunto la trascura e non le dà attenzioni. Attenzione uguale regalini. 5. I suoi ex. Per capire chi hai davanti, ti basta capire, dare uno sguardo al suo passato. Per carità, tutti cambiano. Ciò che hai fatto un anno, 2 anni, 3 anni fa può essere totalmente non in linea circa le scelte e i gusti che hai ora. Però se guardando indietro i suoi ex erano imprenditori, calciatori, influencer vari, quindi con un determinato reddito e stile di vita, sai che avrai a che fare con una che pretende. Ma chiaramente non tutte le donne sono così. Ci sono brave ragazze che lavorano e che vogliono un uomo che sappia semplicemente tenerle testa e che sappia offrire all'occorrenza una pizza e una birra, come in una normale coppia, ben diverso da dover andare a Dubai con il jet privato.